Si dice che il minimo battito d'ali di una farfalla è in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Piccole azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti. Ciò che facciamo oggi influenzerà sul nostro futuro. Pierre Michel, magistrato marsigliese vittima della criminalità organizzata, è stato ucciso il 21 ottobre 1981 mentre rincasava dal lavoro. In quel periodo stava indagando sulla French Connection, il traffico di eroina tra USA, Italia e Marsiglia, che lo portò nell'estate del 1980 a scendere in Italia per provare il legame tra la mafia siciliana e i trafficanti marsigliesi. Sin da subito Falcone si interessò alla morte di Pierre, partecipando a tutte le commemorazioni col giudice Michel Debac, con la consapevolezza che prima o poi sarebbe toccato anche a loro. Dopo 40 anni, molti dei protagonisti non ci sono più. Tra questi Giovanni Falcone, forse l'unico intenzionato ad aprire un'inchiesta sull'omicidio di Pierre Michel. In questi ultimi 40 anni si sono fatti dei passi avanti per la lotta contro le mafie. In particolar modo, Falcone contribuì alla sottoscrizione dei protocolli di Palermo, avvenuta negli anni 2000. Questi tre protocolli sono inseriti all'interno della Convenzione di Palermo, che contribuisce alla lotta contro la criminalità organizzata. Verso gli anni 2000 sono stati istituiti l'Europol e l'Eurojust, due istituti che servono per la collaborazione fra gli stati membri dell'Unione Europea. Nel 2008 abbiamo l'integrazione dell'articolo 416 bis del codice penale, che prevede l'applicazione delle disposizioni anche alla criminalità organizzata. Dopo le stragi del 1992 di Palermo, gli abitanti hanno deciso di non restare indifferenti attraverso manifestazioni e proteste. Un esempio di proteste è stato messo in atto dalla sorella di Falcone, invitando ad appendere delle lenzuola bianche ai balconi di tutta Italia. Un'altra modalità di protesta è stata quella utilizzata dalle donne del digiuno. 11 donne scese in piazza rinunciando al cibo per denunciare la loro famiglia. Un altro esempio è Lea Garofalo, che decise di collaborare con la giustizia, ma nel 2009 venne torturata e strangolata dall'ex compagno Carlo Cosco, che avrebbe voluto uccidere anche la figlia. Fu lei a rendere possibili le indagini e il processo contro suo padre e i suoi complici. A sostenerla si sono mobilitati molti, in particolare nel 2012 alcuni giovani studenti del liceo dedicato proprio a Lea Garofalo hanno voluto appoggiare fisicamente Denise, presentandosi con striscioni e bandiere davanti al Palazzo di Giustizia. Chi è qui ha già scelto da che parte stare. Il pubblico ministero Giuseppe Lombardo commentò così la grande manifestazione tenutasi a Reggio Calabria il 10 luglio 2020. In quel giorno la cittadinanza fece sentire al PM solidarietà e vicinanza per aver esposto la requisitoria nel processo 'Ndrangheta stragista e per molte altre sue inchieste antimafia.